voglio far capire come la motivazione al giorno d'oggi è indispensabile per poter affrontare i problemi della vita, ragazzi, che ci affliggono tutti i giorni. Anche io in prima persona ho avuto bisogno di un qualche cosa anche esterna che mi potesse dare la spinta a ricominciare, a chi mi sta seguendo, perché in rete girano molti video motivazionali. Voglio fare una tipologia di video che possa in qualche modo coinvolgere sempre di più persone, dando anche quella che è la mia opinione, come in questo video che io trovo assolutamente interessante e vale la pena di guardarlo fino alla fine. Andiamo a vederlo. Ti dica una cosa, se non sei tu il primo a credere in te stesso, nessuno lo farà per te. Spesso pensiamo di non essere adatti per fare una determinata cosa, di non essere all'altezza della situazione, una critica, un rimprovero, una sconfitta. Sono tutte cose che ci demoralizzano, ci buttano a terra, ci fanno perdere la fiducia in noi stessi. E lì fuori, nel mondo, ricordati che saranno più le persone che proveranno a buttarti a terra. Un breve passaggio è fondamentale perché come può influenzarci l'opinione esterna, ma nemmeno nostra, è l'opinione esterna delle persone che ci circondano, anche gli estranei, che ci possono dare delle influenze negative. Ci dicono: no, tu tanto quella cosa non la puoi fare, e non è vero. E quando ti viene detta da un qualcuno che, anche se non la conosci, però la nostra mente è talmente sottile che comunque ci condiziona. In quel momento là sei portato a dire: tanto io non ci riesco perché me l'ha detto tizio e simpro. Ma non è così, ragazzi. Noi abbiamo una forza interna, interiore, che dobbiamo solamente cacciarla fuori. E quindi non bisogna lasciarci condizionare dai giudizi e dalle opinioni esterne. Aggiungo che molte delle volte quelli che ti dicono no, tu quella cosa non la puoi fare, sono stesso quelle persone che sanno che non potranno farla. E quindi automaticamente dicono: vabbè, se non ci riesco io, non ci puoi, automaticamente non ci puoi riuscire nemmeno tu. Andiamo avanti. Che quelle che ti aiuteranno a rialzarti. Molto spesso ti ritroverai da solo, solamente tu, i tuoi sogni, i tuoi obiettivi e nessun altro. Qui inizieranno i primi dubbi, ti inizierai a chiedere: ma ne vale veramente la pena? Ne vale veramente la pena se tutto quello per cui hai lottato, sudato, pianto e rinunciato, se tutto questo non sia altro che uno stupido sogno utopistico? Ma chi sa meglio di te quanto duro lavoro c'è dietro ogni tua singola vittoria? Questo vale per tutti, anche per quelli che hanno raggiunto i loro obiettivi, che apparentemente dall'esterno sembrano stati facili. Mi riferisco a grandi campioni come, che ne so, Cristiano Ronaldo, a compianto Ayrton Senna, a Michael Schumacher. Dietro c'è un grandissimo lavoro. Noi purtroppo diamo per scontato qualsiasi cosa. Ragazzi, senza il sacrificio e senza il duro lavoro, ragazzi, non si ottiene un cavolo. È nelle sconfitte apparenti che potete raggiungere i vostri traguardi. È quello step in più che non ci fa raggiungere il traguardo. È proprio quello che tutti quanti si fermano. Perché è normalissimo, ragazzi, avere delle botte di arresto. Però il vero vincente è quello che, anche se ha subito la botta di arresto, dice: no, io ci devo riuscire. E ci riuscirai, ragazzi. A me mi è capitato anche a me in prima persona che mi dicevo: tanto non ci riesco, non ci riesco. Ho avuto un sacco di no, di no, di no. Alla fine c'è stato il sì, perché comunque è stata la mia forza di volontà, la mia voglia più forte, che comunque sono riuscito a superare.
E se io mi fossi fermato a quel no, in quel momento là, ragazzi, quell'obiettivo non l'avrei mai raggiunto. Sa meglio di te quanti sacrifici hai fatto ogni giorno per diventare quello che sei. Chi può sapere quante feste o amici hai lasciato con un semplice ehi, non posso, devo allenarmi. Chi lo può sapere? Solamente tu. E allora, cosa vuoi fare? Lasciare che questo mondo finisca per schiacciarti? Lasciare che queste critiche, queste sconfitte, ti fermi? Parla adesso, gioisci, ascolta, ma non lasciare che sei distrutto. Accetti così, mettimi in discussione, ma non perdere mai, e dico mai, la fiducia in te stesso. La vita ci mette costantemente davanti a delle difficoltà. Più grande è l'obiettivo che si vuole raggiungere, maggiori saranno gli ostacoli davanti a esso. Non possiamo controllare quello che ci riserva. Quello che conta è solamente come reagiamo alle difficoltà. Arriveranno momenti duri, difficili, in cui non vedrai la luce in fondo al tunnel. Tre mesi fa ho perso mia mamma. E in quel momento là, ragazzi, ti crolla un mondo addosso. Però io mi sono chiesto, ho detto, io devo essere il primo a dare comunque un esempio di vita alle persone che comunque mi seguono sul canale, proprio perché parlo di motivazione. Questo per dirvi che cosa, ragazzi, che comunque non è facile. Io però giorno per giorno comunque inseguo sempre i miei sogni, non mi sono fermato. Anche se il dolore resta, ragazzi, il dolore è lancinante, però questo non mi ha fermato, ragazzi. Ragazzi, non fermatevi, ragazzi, io sono un esempio, non mi sono fermato, ho lavorato anche il giorno dopo, ragazzi. Questo non ci deve abbattere per andare avanti. Successo arriva senza dolore. E a questo punto tu vorrai mollare, la maggior parte delle persone lo fa. Sai, è più semplice mollare tutto, nascondersi dietro delle scuse. Ma questo è quello che fanno i perdenti. Ma tu non lo sei, non mollare, non ora. Non ora, perché c'è qualcosa che ti ha spinto ad arrivare fino a quel punto. E quel qualcosa magari è visibile agli occhi. E sai perché? Perché dentro di te, nel profondo della tua anima. Ricorda che il successo non arriverà solo. Tutte le più grandi imprese si portano a termine ottenendo prima delle piccole vittorie. Devi essere disposto a sacrificare ciò che sei ora, in questo momento, in ogni istante, in ogni fottutissimo giorno, per quello che vorrai essere davvero domani. Sì, oggi vi siete prefissati di uscire e andare a fare corsa, però dentro di voi c'è una voce che vi dice: no, io non voglio uscire, non posso uscire perché c'è un po' di vento o perché sta piovendo, rimando a domani. No, ragazzi, sbagliato, non dovete rimandare, ragazzi, non dovete rimandare, anche se piove e vi siete detti: io devo uscire perché ho bisogno di fare quello che mi sono prefissato. Ragazzi, lo dovete fare, cacchio. Per quello che vorrei essere davvero domani. Ora dimmi se vuoi credere in te stesso. Ora dimmi se sei disposto a tutto per raggiungere il tuo successo. Ora è il momento in cui devi dimostrare chi sei. Ora è il momento in cui devi credere in te stesso. Ora è il momento di smettere di piangere, di rimboccarsi le maniche. Ora è il momento del sudore, della fatica, del dolore. Ora è finito il tempo delle parole. Ora è solamente il tuo momento. Continua a lottare, continua a sudare, continua a correre, continua a batterti, continua ad andare avanti, anche quando ti sembrerà tutto finito, perché la storia non parla dei perdenti o di chi ha mollato, la storia parla solo dei vincitori, e tu sei uno di quelli. Ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, e io vi ringrazio per aver guardato il video. E mi auguro che
nel mio piccolo possa darvi la forza e la speranza di lottare e di andare avanti.